Buonasera, dottoressa Arnaldi. Mi scuso innanzitutto per il ritardo di circa una settimana nell'invio di questa comunicazione, come l'ho scritto nella mail, e la ringrazio ancora di nuovo per la considerazione che ha avuto delle mie opinioni sull'immobile, che adesso, come d'accordo, ripeto anche ai suoi familiari, a suo fratello e alle altre persone che possono consigliarla su quale strada intraprendere e di conseguenza anche quale partner coinvolgere nella vendita. Iniziamo cominciando a parlare dell'immobile, di cos'è, a cosa si presta. Allora, l'immobile è un'architettura tardo-razionalista degli anni 70. Tipica di quel tardo razionalismo che si è sviluppato nelle città grandi e che anche nei paesi un pochino si è fatto il verso. Quindi estremamente comoda nella divisione degli spazi, la parte superiore è destinata alle funzioni abitative, quella sotto è accessoria e così dovrà rimanere. L'idea mia è quella di rimanere sulla linea originaria, e cioè di non prendere in considerazione ipotesi di divisione, che fa perdere molto dello smalto dell'immobile e di conseguenza anche del valore. La situazione originaria era appunto quella di una casa di una persona notabile nel paese che voleva un pochino ricalcare quello che vedeva o lui o l'architetto nelle grandi città. E quindi la costruzione di queste due sorelle, una maggiore e una minore, sopra questo promontorio, come si dice, come poter dire, che domina anche il borgo, è stata una scelta interessante. Il tempo purtroppo ha trasformato quell'ambiente, antropizzandolo fino all'eccesso, e la palestra, l'antenna, che è un elemento davvero sfavorevole per il valore, per le ragioni che noi conosciamo, e poi la divisione della casa della sorella, quella vicino, in diversi appartamenti, hanno creato un contesto che non è più quello attuale. Però l'immobile mantiene quello spirito. Ok. E spirito che deve essere compreso, e noi insieme lo abbiamo condiviso, trasmesso a chi lo vuole vedere, e se possibile, secondo me lo è, anche salvaguardare materiali e finiture come i pavimenti, per esempio questo marmo senese, e anche il parquet, che non è uso di una casa di campagna, anche di lusso, ma proprio è la testimonianza di voler ricalcare quei modelli cittadini. E quindi a me piace molto, proprio perché darà, secondo me, anche a chi è cittadino la giusta accoglienza. Non possiamo dimenticare che le opere da fare sono tantissime, i costi elevati. Per cui se noi riusciamo ad esaltare con una presentazione, non dico tecnica, però capace di individuare la qualità dei materiali e anche il tipo di acquirente a cui, diciamo, indirizzare, secondo me riusciamo a trovare chi magari possa affrontare una ristrutturazione meno costosa e anche più affascinante, perché manteniamo lo spirito che tante volte alcuni clienti, non tante volte alcuni clienti mi dicono ogni tanto: ma voi avete questo tipo di cliente, cioè voi avete questa clientela? E io dico sempre che non è l'agenzia che ha i clienti, ma sono i portali che hanno i clienti. L'agenzia deve essere capace di attrarre quelle persone
tramite immagini, video e descrizioni. Quindi è la casa che è la vera calamita e i clienti stanno già nei portali, non devono essere trovati, si trovano loro la casa. Un po' come diceva Michelangelo che la forma è già nella materia, il suo compito doveva essere quello soltanto di tirare fuori il superfluo, scusate. Quindi questa ci doveva essere un lavoro di presentazione fatto bene. E per quanto riguarda le condizioni, ne abbiamo già parlato con sua sorella, secondo me, e con voi, insomma, con la mamma anche, e secondo me è chiaro, noi chiediamo il 4% in carico in esclusiva. Io penso meno di un anno non avrebbe senso e di più non sta bene manco a me perché vorrei che alla fine di questa esperienza voi abbiate anche la possibilità di cambiare fornitore, perché per diverse ragioni non siete stati soddisfatti. Bene, allegata a questo link con il mio video ci sarà anche una ripetizione di questa questione delle condizioni. La mia assistente, Graziella Vatti, è a vostra disposizione per aiutarvi a compilare i formulari e se ci sono questioni di carattere commerciale, le dobbiamo discutere insieme. Io ringrazio ancora la dottoressa e la mamma che sono state veramente accoglientissime e anche perché abbiamo condiviso tante cose belle insieme. Grazie e sono convinto che qualcosa di buono verrà fuori. Ah, mi sono dimenticato la cosa più importante, non mi fate rifare il video. Il valore. Il valore che noi abbiamo stimato è veramente una nebulosa perché l'arco è molto ampio, ok? Secondo me non può valere più di 300 e potrebbe valere meno, anche decisamente meno per via delle grandi opere di ristrutturazione. Quindi io direi che un valore ragionevole è dai 300 ai 220, 230, è su questo arco che noi lavoreremo, nella speranza di ottenere il massimo. E vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci.